Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: un'altra amara notizia sconvolge la Rai. Uno dei volti più seguiti di sempre potrebbe salutarci, a rischio la sua presenza. Nel periodo storico difficile in cui versiamo, intrattenere sia in Rai che in Mediaset è diventato quasi impossibile. Soprattutto la comicità sta trovando difficoltà e mura altissime, esprimersi senza commettere errori è diventato davvero molto difficile. Fare una battuta, al giorno d'oggi, è diventato davvero complicato e anche pesante. Basta pensare a ciò che è successo a Chris Rock, il quale durante la cerimonia degli Oscar ha fatto una battuta nei confronti della moglie di Will Smith. E l'attore non ha reagito per nulla bene. Ora, ad essere nei guai, è anche la regina e leggenda della TV, la quale rischia davvero molto. Ma chi è? E cosa è accaduto? Da anni ormai il nostro paese, ma anche il mondo intero, è stato messo totalmente in ginocchio dalla pandemia. Ora che finalmente è stata dichiarata la fine dello stato d'emergenza, i problemi non sembrano essere finiti. Difatti da ormai più di un mese, un altro evento davvero tragico si sta verificando. Ovvero lo scontro tra Russia ed Ucraina. Appunto la sua presenza è in bilico in Rai. Addio in Rai. Far ridere è divenuto molto complicato, soprattutto quando è necessario fare della sana comicità ma al contempo intelligente, su temi così delicati. Un'impresa molto ardua, anche per la leggenda della TV, Luciana Littizzetto. La comica piemontese, durante un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha raccontato un retroscena inaspettato. A riportare la notizia è anche Più Donna, dove lei stessa parla della situazione difficile che l'ha toccata proprio da vicino. Molti sanno che da Littizzetto è affidataria di due figli. Oltre a Jordan e Vanessa, che ha accolto in casa, è quasi madre anche di un'altra ragazza bielorussa di nome Svetlana. La Littizzetto ha chiesto alla giovane più volte di venire in Italia, ma lei non ha mai voluto abbandonare la sua vita. Ad oggi, la comica piemontese è molto preoccupata dato che ormai la situazione sta prendendo un verso davvero difficile e drammatico sempre di più. Durante la sua intervista, Luciana Littizzetto ha raccontato anche un evento accaduto durante l'ospitata nella trasmissione Che tempo che fa di Papa Francesco. Durante un fuori onda, la comica ha voluto a tutti i costi scambiare quattro chiacchiere telefonicamente con il Papa. Papa Francesco, senta, sono una comica, vado all'inferno? Meglio comica che tragica. Allora Papa la saluto, un bacio. Fazio si è preso un colpo. Ma quello che oggi preoccupa la rete è un altro aspetto della comica. Luciana Littizzetto, battute a parte, presto potrebbe lasciare la Rai dato che vorrebbe tuffarsi in una nuova esperienza. Attualmente si trattano solo di indiscrezioni e non sono arrivate né conferme né smentite a riguardo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.